Questo programma è presentato da Ristorante Parco Verde. Immerso nel verde delle colline bolognesi, il ristorante è ideale per le famiglie. Ha una vasta varietà di vini selezionati, una cucina tradizionale bolognese, prodotti freschi e di qualità. La felicità dei vostri bambini è assicurata da un'area giochi interna ed esterna. Una location adatta ad ogni evento con la presenza di un'educatrice. Ristorante Parco Verde, Angela e Walter vi aspettano in via Boschi 19, Calderino, Bologna. Numero di telefono 051 6760 490. Ciao Donato, eccoci qua alla fine del terzo spettacolo, è andato molto bene, e atto per atto a teatro con Fabrizio Romagnoli, di nuovo qua per vedere le sensazioni a caldo, quindi lascio fare l'intervista a Simona e a Martina, alla mia collega Carlotta Sperati. Ciao direttore. Ciao a tutti, ben ritrovati, abbiamo qui Simona e Martina. Simona e Martina, impressioni a caldo dopo lo spettacolo? Ma io sono molto soddisfatta dei miei ragazzi, sono stati bravissimi, anche perché recitare davanti a un pubblico costituito interamente da scolaresche di questa età non è facile. I ragazzi sono stati sufficientemente bravi e attenti in momenti cruciali dello spettacolo, e quindi secondo me l'obiettivo è stato raggiunto, riuscire a sensibilizzare, anche ad educare alla fruizione di uno spettacolo dal vivo che si compone di recitazione, musiche, luci, scenografie, danza, insomma uno spettacolo abbastanza articolato che quindi necessitava di un'attenzione che i ragazzi sono riusciti a mantenere in maniera non sempre costante ma sicuramente intensa, ecco. Tanti applausi a scena aperta, quindi questo è ciò che poi ripaga delle tante prove, della fatica, dello studio, e quindi siamo contenti. Speriamo ovviamente di vincere. Bene, non so se hai avuto modo di parlare con i tuoi attori, come si sono trovati con questo pubblico così particolare? Beh, per loro è stata la prima esperienza di fronte agli studenti, quindi hanno registrato una differenza e hanno faticato un pochino di più, come è normale che sia. Io sono contenta che loro abbiano fatto questa esperienza, perché il teatro è una metafora della vita, quindi non si può sempre immaginare che vada tutto liscio, che i nostri interlocutori siano sempre in ascolto attivo con noi, e dobbiamo capire come attirare l'attenzione di chi c'è di fronte a noi nella vita come sul palcoscenico. Quindi hanno messo più energia, hanno spinto sull'acceleratore della concentrazione e hanno portato a casa un gran risultato, secondo me. Questo è stato uno spettacolo complesso, articolato, pieno di tante cose. Chi ha ideato lo spettacolo? Io. Ok, sulla base di? Cosa ti ha ispirato a mettere dentro tante cose? La mia vita, penso, lo so, la mia assistente che mi appoggia in tutte le mie trovate anche un po' pericolose, no? Un po' coraggiose, come si dice in ambiente, è un spettacolo coraggioso perché magari non è piaciuto, non è stato capito. Io spero che invece sia stato apprezzato e capito, insomma, però sì, no, le idee mi vengono e io le propongo, poi loro mi ubbidiscono e sono eccezionali i miei ragazzi. Altri programmi per il futuro? Avete lavori in corso? State lavorando su qualcosa in particolare? Sì. Allora, noi il 29 novembre abbiamo una performance sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere a Latina, in Curia Vescovile, e dove si aprirà uno sportello di ascolto attivo Donne in Rete, e quindi ci hanno chiamato per fare una performance. Il 5 dicembre al Teatro Ponchielli l'UGL ci ha, diciamo, scelti per fare una cosa analoga, più articolata, e poi il 21 dicembre al Teatro Moderno daremo gli auguri di Natale con uno spettacolo creato da me che si chiama Napulè,
quindi un omaggio agli artisti partenopei, anche lì danza, teatro, musica e insomma un bel da fare. E poi si prepara il saggio dell'anno accademico, quindi che adesso non vi svelo perché ci dobbiamo risentire, insomma. Certo. Beh, allora in bocca al lupo per tutto, per i vostri progetti. Grazie mille, grazie a voi.